cosa abbiamo visto? Che la folla a un certo punto, presa dal panico, inizia a spostarsi. Che cosa si può osservare? Lo si può rifare anche dopo. Cioè, se vedete, loro si spostano, a un certo punto si vede un tizio con le braccia alzate che sembra di, come dire, state calmi, né? Non c'è alcun sistema, che invece poi la direttiva dirà, e anche la prima circolare mi sembra, di avviso al pubblico, cioè qualcuno, quello state calmi, non è che glielo può dire quello che passa, glielo deve dire l'organizzatore con un sistema che raggiunge tutta la piazza, no? Quindi che cosa è mancato? Se anche l'episodio di panico si crea, perché questo può anche crearsi, che ne so, qualcuno vedeva nel frattempo a Londra cadeva all'inferno, ha parlato attentato, uno sente la parola attentato, quello accanto crede sia lì perché le persone fanno in questo modo e cominciano a agitarsi. Sicuramente ci deve essere un qualcuno che bloccava la situazione e qui non è stato. Tra l'altro, ecco, quel tizio che sembrava volesse calmare la folla, non quello di prima, ce ne sono due, ce n'è uno vestito di nero, uno a torso nudo con un zainetto, poi viene portato in questura, viene interrogato e poi viene fuori che non c'entra nulla, probabilmente è solo uno un po' così strano che si è messo a braccia alzate cercando di fare un qualcosa gli altri non facevano. Da altre foto cosa si può vedere? Che sicuramente sono mancate adeguate misure di prevenzione. Quella lì che vedete lì, non so se si riesce a vederla, e la transenna del sottopassaggio non è divelta, è proprio piegata, perché sotto la pressione di una folla di quel tipo è ovvio si piega anche l'acciaio. A sinistra, da lì magari non lo potete vedere, se uno guarda il sottoportico è pieno di bottiglie di vetro, quindi le bottiglie di vetro quando la folla si muove qualcuno le schiaccia e ci si comincia a far male. Lì probabilmente qualcuno, il sindaco immagino, poteva farlo solo lui, vietare la vendita delle bottiglie, cioè fai pure la somministrazione ma non vendere le bottiglie, oppure cancella per un attimo la somministrazione per quella sera. Probabilmente sono tanti, non si sta qui a dirli, tanto li conoscete tutti. Si tratta appunto di graduare quei provvedimenti in funzione dell'evento. Quello si può dire indipendentemente da chi ha fatto gli errori, e purtroppo mi sembra siano in diversi in questo momento che sono sotto indagine, degli errori ci sono stati, dico, non si può negare, no? Altrimenti il Ministero non si sarebbe sentito un dovere giustamente di fare prima una circolare e poi farne altre. L'epilogo è stato tre circolari e una direttiva, a seguire 7 giugno 2017, 19, il 20 luglio e alla fine una direttiva in data 28 luglio. La direttiva in qualche modo riassume le precedenti, cerca di fare un po' il cappello a tutti e mette dentro un allegato che io penso crei più problemi di quelli che invece cerca di risolvere, proprio perché, qui mi richiamo un po' a quello che ha detto il sindaco, c'è un sistema di punteggi, ma siccome si dice che la sicurezza in questi casi è anche un, diciamo, quando accade un evento di questo tipo, un evento complesso, no? È dovuto a molte variabili, lo dicono le circolari stesse. Allora, dopo ridurre tutto a un sistema di punteggi, che è vero prende atto di vari parametri, ma se mi sono divertito in fondo a fare un po' la somma per manifestazioni così a caso, e beh, viene fuori che veramente la sagra della castagna, non so dove, rischia di essere ugualmente pericolosa al concerto di Vasco Rossi, con la differenza che il concerto di Vasco Rossi probabilmente è ben organizzato in un certo modo perché lo fanno a livello professionale, mentre la Sagra della Castagna spesso sono volontari che prestano la loro opera gratuitamente. Quali sono le problematiche generali che almeno io avrei individuato? La prima è che le circolari non sono state inviate ai comuni. È vero, sono state inviate all'ANCI, che è un'associazione di comuni, ma l'ANCI non è i comuni. Secondo me, anche per responsabilizzarli, forse si sarebbero dovute inviare ai comuni, magari tramite i prefetti. Sì, dicevo proprio come intestazione, è un'idea mia, cioè, perché questo avrebbe forse reso, no, non è che non ce l'hanno, per renderli, come dire, corresponsabili di questa cosa. Poi si enfatizza il ruolo del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, però credo ci si scordi che a volte molte piccole manifestazioni non arrivano al comitato perché magari sono abbastanza banali, non si ritiene di mettere a conoscenza, cioè se non c'è cioè, diciamo la verità, se all'interno del comitato a volte non c'è il questore che pone l'attenzione su certi problemi, spesso alcune manifestazioni vanno da sole, cioè non c'è l'attenzione sul tema sicurezza, specialmente se sono comuni non capoluogo di provincia. In generale poi mi sembrava, rileggendo le circolari direttiva, che almeno gli estensori, che sono più di uno, che non ci sia una
un apprezzamento della situazione generale reale. Torno ai termini, si parla di licenze, ma licenze da tutti non esistono più. Quando anche fossero autorizzazioni, nessuno ci dice cosa fare con le scia, perché oggigiorno io posso mandare una scia al comune, gliela mando alle 23, voglio vedere chi mi controlla, no, non c'è nessuno in comune. Ecco, di questa cosa si dovrebbe prendere atto e riformulare, credo, una direttiva un po' più estesa, un po' più particolareggiata su alcuni aspetti che altrimenti ci scappano. Scusate, è andata avanti. Cosa fa la prima circolare? Fa una cosa santa, perché finalmente qualcuno va a definire, anche se con parole inglesi, la sicurezza. Usa per la prima volta la parola sicurezza integrata, l'acronimo sicurezza integrata del decreto legge 14, che è quella sicurezza posta in atto, vado un po' a memoria, dallo Stato, dalle province, dalle regioni, dalle province autonome, dagli enti locali, al fine di contribuire tutti alla sicurezza della comunità. Come viene modulata? Viene modulata in due aspetti, la safety e la security. La safety è più la parte di sicurezza ambientale, di predisposizione dei presidi necessari affinché non accadano eventi come quello che abbiamo visto prima, delle misure di sicurezza sotto vari aspetti. La security è più quella parte, passatemi la definizione, di polizia, cioè di controllo dell'evento, anche preventivo con sopralluoghi precedenti, ma è più la parte che attiene agli organi di polizia dello Stato. La prima circolare, fatto, avete visto, è tutta scritta in maiuscolo, non so se era per enfatizzare qualcosa o forse perché era tipo telegramma, la mando come si faceva una volta, la mando in questo modo, se non che forse se fosse stata scritta in altro modo si sarebbe dato modo di sottolineare più quello o l'altro aspetto. La safety viene poi elencata, un po' sciorinata, in una serie di cose che sono aspetti di capienza delle aree e quindi di monitoraggio degli accessi per evitare sovraffollamenti. Credo che l'estensore della circolare si sia accorto, se ha visto i fatti di Torino, come dire, ma qui nessuno li ha contati, ma quanti erano? È vero, sarebbe stato quasi impossibile contarli umanamente, perché torno alla piazza o la chiudo e faccio dei varchi presidiati o con dei passi o con dei tornelli o con cose del genere, non lo farò mai. Quella meglio era lì che non la facessero in piazza San Carlo. Percorsi separati di accesso e di deflusso con indicazione dei varchi, piani di emergenza, di evacuazione, comportazione, capacità di allontanamento in modo ordinato, l'opposto di quel che si è visto, la suddivisione in settori dell'area di affollamento con corridoi interni e perimetrali che lì proprio non c'era. Qui sono le cose che sono mancate secondo me a Torino. Poi continua prevedendo il piano di impiego di un adeguato numero di operatori adeguatamente formati, che in quel caso lì non si riesce a capire se c'erano, se non c'erano o se erano dislocati tutti in testa alla piazza, cioè spalle allo schermo. Gli spazi di soccorso per i mezzi con possibilità di manovra, gli spazi e servizi di supporto accessori, la previsione a cura della componente sanitaria degli spazi di primo soccorso, nonché dei riferimenti a vari ospedali con la correlata capacità di ricezione eventuali feriti, la presenza di impianto di diffusione sonora e o visiva per preventivi ripetuti avvisi al pubblico circa le modalità di deflusso in caso di emergenza, cioè all'inizio manifestazione, lì a Torino avrebbero dovuto dire guardate se accade qualcosa si esce così e cosà in modo ordinato, al momento che la cosa accade si fa l'invito vero, lì tutto questo mi sembra evidente sia mancato. Quindi finalmente valutazione provvedimenti da adottarsi per il divieto di somministrazione e vendita di alcol e per il divieto di vendita di bevande in vetro, che lì non credo ci sia stato. Io mi sono messo a guardare l'albo pretorio di Torino subito dopo l'evento, mi sembra queste cose nessuno l'avesse fatte. Torno a pensare, abbiamo preso un po' sotto gamba, abbiamo fatto un po' alla buona, cioè probabilmente non l'hanno visto. Il viceprefetto prima ha detto giustamente alcuni tipi di spettacolo, mi sembra l'abbia detto il viceprefetto, oggigiorno non sono difficilmente inquadrabili, scusate, l'ha detto il questore ha detto il concerto in piazza come abbiamo oggi, in passato all'epoca del Turpis non esisteva, oggigiorno non solo abbiamo il concerto in piazza, poi ho messo un esempino, ma abbiamo dei tipi di evento che non riusciamo quasi a classificare, pensate ai flash mob, oppure dopo ho messo la foto, a Udine facevano la festa in bianco. La festa in bianco era ognuno porta il proprio tavolo, se stesso, il proprio mangiare, tutti vestiti di bianco e andiamo in piazza. Ci vuole una richiesta di agibilità? Boh. Ci vuole l'autorizzazione? Boh. Infatti con la questura lì all'inizio ci trovavamo un po' arresi.
e lì c'è il dottor Carovia. Poi dopo, piano piano, questa cosa diventò più grande, per cui gli fu chiesto di chiedere l'autorizzazione regolarmente, ma all'inizio, quando nasceva in modo artigianale, perché questi si scambiano il messaggio su Facebook, era anche difficile intercettare l'organizzatore, no? Comunque su questo torno dopo. Poi ecco, gli aspetti di security, che questi sono più per gli organi di polizia dello Stato, sviluppo di attività informativa finalizzata alla valutazione di minacce per l'ordine pubblico, realizzazione di sopralluoghi e verifiche congiunte allo scopo di disciplinare tutte le attività connesse all'evento, adeguata sensibilizzazione delle attività di prevenzione a carattere generale di controllo del territorio, previsione dei servizi di vigilanza e osservazione anche a largo raggio presso aree e itinerari di interesse al fine di cogliere e circoscrivere per tempo ogni possibile pericolo e minaccia con riguardo alle fasi di afflusso e deflusso, sensibilizzando il personale operante. Previsione di protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli con frequenti ispezioni e bonifiche, individuazione di idonee aree di rispetto e prefiltraggio per i controlli sulle persone, al fine di impedire l'introduzione di oggetti pericolosi atti a offendere. Se torniamo un attimo a Torino, era tutta gente tranquillissima, lo si vede dalle foto prima dell'evento, però vabbè, avevano le bandiere che hanno le aste, alla fine c'erano delle bottiglie. Quest'ultimo fattore, probabilmente anche questo è un po' mancato, ma forse perché non c'era un varco da cui entrare. E quindi opportuna sensibilizzazione degli operatori impiegati nei vari servizi affinché mantengano un elevato e costante livello di attenzione con appropriate e adeguate misure di autotutela a salvaguardia della propria, giustamente anche altrui, incolumità. Ma insomma, sintesi, il riparto della competenza sembra essere: la safety è prima di tutto dell'organizzatore, cioè chi organizza si deve far carico delle misure di safety. Però in coda c'è il comune, per due motivi, perché a volte l'organizzatore è proprio il comune, no? Molte delle manifestazioni le fanno gli enti locali, altre volte perché dove non arriva l'organizzatore tocca arrivare al comune, se non altro perché alcune misure le può solo adottare il comune, no? L'emissione dell'ordinanza ex articolo 50, così come rimodulata dal decreto 14, solo il sindaco la può fare. Le altre misure di security sono più degli organi di polizia dello Stato. Anche qui il comune ci può entrare in qualche modo, mi riferisco alla possibilità di collegare anche temporaneamente i sistemi di videosorveglianza comunali sulla sala operativa della questura, quindi il comune in qualche maniera c'entra sempre. Questo è il riparto delle competenze. La seconda circolare che fa? Vado veloce, comprimo tutto, per altrimenti con i tempi siamo un po' fuori. Si intitola manifestazioni pubbliche, indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety. Anche qui si scrive a tutti, meno, secondo me il comune ci andava messo nell'indirizzo semplicemente per dire: io ve l'ho consegnata ufficialmente, quindi questa cosa poi chi non la rispetta, cioè non si può dire ma io non la sapevo, sì me l'hanno mandata, cioè, perché credo siano circolari importantissime sotto vari aspetti. Questa sembra più però interessata a garantire il ruolo dei vigili del fuoco all'interno del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, perché si enfatizza questa cosa, quindi è più spostata sulle norme, credo, che riguardano quel tipo di componente. Che cosa fa? Intanto allarga l'ambito di interesse della prima circolare alle manifestazioni di qualunque natura o finalità. Bisogna fare una domanda: secondo voi questa qui di oggi è un qualcosa, un evento che è soggetto a quelle circolari o no? No, non occorre rispondiate. Cioè, è soggetto nel senso, ci voleva al direttore là di ASEV la richiesta per avere l'autorizzazione a fare questa cosa o no? No, perché non è mica uno spettacolo, no? Ecco, questo è quell'articolo 68. Ci voleva l'agibilità per il TURPS, non l'agibilità del locale. Però ho delle misure di sicurezza da rispettare o no? Probabilmente sì, vado un po' a quel concetto che ha detto il signor Questore prima. In un'idea di sicurezza che non può essere completamente mai normata da una norma di legge specialmente, che deve essere flessibile e adeguata ai tempi, probabilmente anche tutte quelle circolari e quelle direttive vanno utilizzate non solo quando effettivamente rilascio un'autorizzazione o rilascio un'agibilità, ma in tutti quei casi, lo dice la circolare, in cui ho comunque una manifestazione dove io posso ritenere che ci potrebbe essere qualche tipo di problema per la sicurezza. Sono delle utili indicazioni, perché altrimenti mi potrei vedere trovato a rispondere, cioè perché lei non ha approntato questo tipo di cosa che pure la circolare le diceva. La circolare teorizza un'analisi selettiva e un'analisi di tipo adattivo.
La selettiva è l'individuazione delle misure da applicare allo specifico evento, sempre su quel concetto, la sicurezza è così generale che io non posso sciorinare tutto quello che devo, andate a vedere lo specifico evento e con quello vi collegate a una specifica misura. Un'analisi adattiva sono le modalità con le quali applicherò le varie misure. Una volta individuato il rischio, mi individuo quale misure contrastano o prevengono questo tipo di rischio. Poi fa una distinzione fra manifestazioni tipo statico e manifestazioni tipo dinamico. Quelle statiche, se ho capito bene, sono quelle dove il pubblico rimane fermo e concentrato poi in un punto. Quelle dinamiche sono quelle dove il pubblico in realtà ha degli spazi di movimento. Ribadisce che il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica è il fulcro dove devono essere declinate tutte le misure di safety quando le commissioni non siano interessate. Cioè, se non passa dalla commissione per motivi che poi andremo a vedere perché alcune cose della commissione non ci passano, comunque dal comitato è il luogo deputato dove devono passare tutti gli aspetti di sicurezza e dove tutti gli organi possono dare le indicazioni. Importanza del piano di emergenza con le previsioni riguardo le situazioni di sovraffollamento e agli strumenti correlati. Scusate, è andato troppo veloce. Chiedo scusa. Siamo ancora. Circolare del 20 luglio. Questa finalmente fa un'elencazione del quadro complessivo dei rischi che sono sinteticamente la valutazione del massimo affollamento sostenibile dell'area ed anche dei valori. Cioè questo massimo affollamento è il minor valore calcolato con riferimento alla densità massima di affollamento che è 2 persone per metro quadro e alla capacità di deflusso delle vie d'uscita, minore o uguale a 250 persone per modulo, cioè mi prendo il minore che trovo, che però devo graduare con riferimento all'evento specifico perché potrei pensare che quell'evento è particolare e desidera avere diciamo più spazio. Non si devono frapporre barriere o ostacoli pericolosi per il deflusso, mentre a Torino è evidente che c'erano perché poi non era sezionato il pubblico. In caso di corridoi con barriere, queste devono essere apribili dagli steward e dal personale che fra l'altro deve essere appositamente formato. La suddivisione dell'area in settore con corridoi, bisogna prendere in esame anche gli spazi esterni a dove avviene fisicamente la manifestazione, perché sono congruenti con la manifestazione stessa. Si deve individuare un responsabile che dentro la circolare si dice benissimo e deve predisporre tutta la documentazione, si dice la storia dei 20, finalmente dei 20 giorni, cioè la roba ce la porti 20 giorni prima, altrimenti la commissione o il comitato stesso non hanno modo per valutarla tecnicamente, poi ci vogliono dei problemi, ci vogliono dei tempi, scusate, poi su alcuni problemi a volte si potrebbe voler dare delle prescrizioni per le quali ci può voler tempo per metterle in alto. Impiego di un congruo numero di steward in funzione dell'affollamento, percorsi di esodo identificabili, quindi ben visibili. Quello che è importante, l'ho messo in grassetto, la diffusione sonora e visiva di avvisi che deve essere fatta sia all'inizio della manifestazione per spiegare a tutti come si fugge, se ci fosse da fuggire o dove si deve andare, sia al momento di farlo, un po' come sull'aereo, l'hostess quando si parte ci dice guardate accade questo, l'uscita di sicurezza è là, dovete uscire in questo modo, fate così e cosà. Eventuale attivazione del sistema di protezione civile per le varie componenti nel caso ci fosse un qualcosa di specifico dal punto di vista sanitario o di altro tipo. Il servizio di vigilanza deve essere commisurato alle esigenze specifiche di vigilanza, scusate, antincendio, e quindi deve essere lì presente i vigili del fuoco con il loro presidio. Poi si specifica che il costo dei servizi aggiuntivi è a carico dei richiedenti, cioè quello lo Stato ci mette perché lo fa, perché fa parte dell'incomunità pubblica, ma quello che genera il privato, l'organizzatore in più, se lo deve pur pagare. Finalmente la direttiva 28 luglio. In realtà, scusate se la critico un attimo, il cappello mi sembra un po' autolegislativo, no? Perché dice, oh, guardate, ma dopo Torino è andato tutto bene. A riprova che abbiamo lavorato tutti bene, sì, a riprova abbiamo lavorato tutti bene, ma dicevo, secondo me non si deve prendere Torino come paradigma, cioè se lì c'è stato un errore, cioè non vuol dire che in Italia tutti fanno errori, cioè cose come quelle non mi risulta, poi siano successe molte altre, io ho guardato un po' anche indietro nel tempo, episodi come quello, se andate a vedere, in Italia credo non siano quasi mai successi, potete, non so, confermare voi, cioè quando è successo qualcosa è perché accadeva veramente un evento, cioè quella è stata una cosa veramente anomala, che nessuno credo si potesse aspettare. Quindi lì non è che
siamo stati bravi. Io credo che ogni componente fosse stata brava comunque, cioè se lì c'è stato fatto un errore, probabilmente è stata una valutazione errata dell'organizzatore, che ha messo lo schermo in piazza con i comuni dicendo boh, mettiamolo lì, tanto qui è tutta gente educata. Che cosa fa di importante? Predispone dei modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. E fa una distinzione tra le riunioni e manifestazioni in luogo pubblico, quelle ex articolo 18 del TULPS, e le manifestazioni di pubblico spettacolo. Credo dentro però ci sia un po' di confusione nei termini, perché io ho visto in un posto si parla di manifestazioni pubbliche, in altre manifestazioni in luogo pubblico, poi ancora manifestazioni pubblico spettacolo, e lì torna quello che ha detto il viceprefetto. Cioè bisognerebbe avere un attimo una sistematizzazione di tutto per andare a chiarire anche i termini, cioè usiamo una volta tanto gli stessi termini tutti, perché altrimenti si oscilla fra manifestazioni pubblico spettacolo, pubbliche manifestazioni, manifestazioni pubbliche, manifestazioni in luogo pubblico. Bisogna andarsi a dire quando è che ci vuole agibilità, alla fine quando è che ci vuole autorizzazione, quando poi invece non ci vuole la cosa di altro tipo. Comunque per le prime si prevedono sopralluoghi congiunti, c'è una grande apertura alla Polizia Municipale e a un non meglio identificato ufficio tecnico, presuppongo sia quello del Comune, per i sopralluoghi anche in caso di riunioni e manifestazioni in luogo pubblico. Per le seconde si rimanda, però anche lì c'è un po' di confusione, alla normativa. Il punto forte della direttiva è l'allegato. Io ho parlato con ANCI e ANCI dice, il rappresentante, quello che fa la sicurezza, Aragonesi, mi ha detto che l'allegato, come dire, l'aveva messo loro per fare un po' di chiarezza. Come dire, io do ai comuni uno schema e su questo schema si usano dei punteggi e in questo modo riusciamo tutti a lavorare meglio. Che cosa fa l'allegato? Intanto è sperimentale, se ho capito bene, la prefettura di Roma, quindi ci si può ben discostare in funzione, vengo incontro a quello che ha detto il sindaco, probabilmente se sono a Empoli posso, usando l'allegato come falsa riga, alla fine dire boh, ma questo evento alla fine magari mi venga un punteggio alto, ritengo che sia sotto controllo, oppure mi viene un punteggio basso ma in funzione del particolare evento posso ritenerlo più pericoloso. Si basa su un'analisi dei rischi condotta tramite un sistema di punteggio, cioè probabilità di accadimento, magnitudo dell'evento, cioè quanto è grande quello che può accadere e quanto è probabile che accada. Ho una serie di variabili, alcune più fisse, altre più modulate, dove ottengo dei punteggi e sommandole alla fine ottengo un punteggio generale. L'allegato dice che gli eventi con più di 10.000 persone, con più di 10.000 partecipanti, sono considerati sempre a rischio elevato. Quindi se ho più di 10.000 persone, io sono già in rischio elevato e applico le misure che mi dice poi l'allegato. Il livello di rischio sono 3. Io qui ci vedo qualche errore. Allora, basso, conosco abbastanza la matematica, minore di 15, medio, cioè 15, c'è questo simbolo che matematicamente vuol dire diviso. Secondo me volevano dire circa, presumo, 15-25 circa. Poi però c'è un buco, perché dopo c'è maggiore di 30. Allora, se mi viene 26, se mi viene 27, si presume sia sempre... Cioè, io la voglio vedere in senso positivo. Secondo me chi l'ha fatta ha detto, come dire, guardate, siete già sul livello medio, stateci attenti, però forse poteva fare 15... da 15 a 30 medio, sopra 30 elevato, oppure abbassa il 30 a 25 sarebbe stato più ragionevole. Quindi ecco, siccome i concetti sono un po' confusi e la simbologia sicuramente è data dal punto di vista matematico, poi abbiamo l'architetto che ce lo può dire, questo pone qualche dubbio. Allora, per sicurezza di tutti, fossi io che devo o chiedere o autorizzare, dico sentite, per me da 25 in su si comincia a essere in rischio elevato. Vado avanti. Il rischio quindi è espresso da un punteggio. Il punteggio viene calcolato come somma di due componenti. Alcune variabili sono legate al pubblico, cioè alle persone che ci sono, alle loro qualità, cosa stanno facendo. Altre sono variabili legate al tipo di evento, cioè se è politico, se è religioso. Faccio l'esempio sotto. Periodicità evento. Se l'evento è annuale, punto 1. Se l'evento è all'improvviso, presuppongo sia tipo flash mob, roba... 4, o occasionalmente ce la faccio una tantum, 4. Sarebbe da capire il perché quello occasionale è più pericoloso di quello annuale. Anche qui dipende dove e come, che cos'è. Cioè forse davvero ci vorremmo... Vado avanti un attimo.
Ecco, queste sono tutte le variabili legate all'evento, ma le conoscete come me, no? Periodicità, tipologia, altre variabili, durata, luogo, logistica. Alcune hanno più scelte, altre meno. Poi ci sono le valutazioni del rischio delle variabili, scusate ancora, legate al pubblico, cioè con la stima dei partecipanti da 0 a 201, da 200 a 1000, 3, 7, 10 e così via. Età media dei partecipanti. Io non ho capito perché quelli sopra 65 anni, fra un po' ci sarò anch'io, sono più pericolosi di quelli da 25 a 65. Boh. Eh? Ah, è vero. No, ma scherzavo, ovviamente. Però dicevo, sarebbe importante, l'ho fatto per battuta, me l'ero immaginato, perché se sono anziano, ovvio, se devo scappare. Però sarebbe stato opportuno che come dire, la direttiva avesse fatto anche, insieme all'allegato, una sorta di spiegazione per far capire, guarda, siccome l'anziano dopo se deve defluire ovviamente va più lento o può avere un handicap, mi ci vorrà più tempo, per cui la considero più pericoloso. Quindi mi sto riferendo al tempo di deflusso, non tanto all'età delle persone. Vado avanti, allora per fare una battuta, ma è davvero una battuta, passatemela. La festa di San Sergio, ho messo il mio nome a Rocca Cannuccia che non esiste, al di là del numero dei partecipanti, cioè lasciato da una parte anche se fossero 20, avrebbe la stessa pericolosità di un concerto di Pink Floyd a Milano, perché se io me lo vado a sommare è occasionale, quindi gli do 4, è sociale perché è 4, presenza di bambini 1, evento ampiamente pubblicizzato 1, ho fatto per fare la battuta, durata 4 giorni, quindi si becca 4, ci viene il vescovo e quindi ti do uno in più perché se c'è l'autorità religiosa l'ho preso da là. Si trova in periferia 2, all'aperto 2, le recinzioni sono temporanee perché ovviamente essendo poveri non abbiamo quelle buone e l'età media dei partecipanti è sopra 70 anni. Alla fine ho già collezionato 25 senza stare a guardare quanti sono, ma la battuta l'ho fatta per dire che quasi tutte le manifestazioni, ho visto nell'uditorio ci sono degli organizzatori, con questa direttiva, anche giustamente, vanno già quasi tutte sopra il rischio medio elevato. Quindi vuol dire che io organizzatore, io comune, mi devo approntare delle misure adeguate ed è anche giusto. Cioè devo fare valutazione, prima non facevo, cioè prima tutti si faceva la festa, ma sì dai metti 3 transenne, ma sì dai tanto non accade niente. Questo non ci si può più permettere, a mio avviso giustamente. Forse qualche valutazione diversa andrebbe un po' fatta diversificando ancora di più fra tipi di manifestazione. Però credo ci sarà occasione di parlarne. Questo diventa anche un aumento di costi, se non, dicevo, lavorato a Udine, l'Infro di Venezia Giulia avevano tante anche loro, molte sono andate ad annullarle, perché non riuscivano più a farle rispettando giustamente la sicurezza. Ecco, ottenuto il punteggio si conosce il rischio, ottengo un numero, cosa faccio? L'allegato prosegue, 8 cartelle, ogni cartella va a presidiare un tipo di rischio, requisiti di accesso all'area, percorsi separati di accesso e di deflusso, capienza dell'area manifestazione e così via. Cioè applico semplicemente avendo il numero che cosa mi dà. Allora lo strumento è utilissimo, no? Perché è matematico, faccio un numero e con quello dico cosa vado a fare. Sì, vado veloce, scusate, non tutti ritardati. Allora riassumendo, secondo me il primo problema che nessuno affronta è come inquadro correttamente l'evento. A Udine il questore ha fatto una sorta di vademecum, proprio riepilogandone uno che forse era del ministero, prima non lo so, dove aveva, cioè per ogni evento aveva detto se fai questo ti ci vuole quello, se fai quello, e l'aveva indirizzata a tutti i comuni. In questo modo, bene o male, avevo un qualcosa. Poi l'evento è assoggettato a autorizzazione o no? Necessita di agibilità o no? Se non necessita autorizzazione, come faccio a imporre le misure di safety? Cioè a fargli rispettare la direttiva, se quella è un'autorizzazione, come faccio? Chiudo. Allora me l'ho fatto, scusate, forse una volta metto il mio PC. Allora, una sorta di schema, cioè devo capire se ha carattere di pubblico spettacolo o non le ha, se ha soggettato all'autorizzazione TULPS e se ha soggettato all'agibilità. Dopodiché andare a mettere prescrizioni nell'agibilità e nell'autorizzazione, se ce l'ho. Se non ce l'ho, l'altra alternativa è mettere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, perché comunque spesso il luogo glielo dà il comune, oppure mettere specifiche ordinanze. Sinteticamente, ma queste tanto dopo le dirà la collega, no? Quando ci vuole nessuna autorizzazione, quando ci vuole autorizzazione, quando è possibile la scia, quando ci vuole l'agibilità e quando non ci vuole.
tipo eventi ripetitivi allo stesso oggetto. Ecco, il problema, oggigiorno alcuni eventi, questa è la festa in bianco a Udine, in questo livello era già ormai strutturata, ma all'inizio veniva fuori proprio da gruppi di persone, si scambiano un messaggio e questi ti arrivano tutti in piazza con il tavolino, con il mangiare e tutto il resto. E come glieli impongo io, che a volte non riesco neanche a trovare l'organizzatore? Quindi le misure di safety, a mio avviso, si possono imporre tramite le ordinanze, grazie al decreto Minniti, che ha modificato l'articolo 50 e l'articolo 54 del TUEL, finalmente ci dà un bello strumento. Articolo 50,7 bis, degrado collegato ad alcol, oppure anche quello dell'articolo 54,4 per sicurezza urbana. Allora, io mi chiudo qui e chiedo scusa se ho dovuto comprimere tutto velocemente, e chiedo scusa anche un'altra cosa. All'inizio mi sono espresso in modo un po' critico sul, forse sui provvedimenti delle circolari. Volevo solo dire che forse ce ne vorrebbe uno che effettivamente rianalizza tutta la questione e fa una chiarezza definitiva su tutti gli aspetti, perché serve un po' a tutti, agli organizzatori, a chi autorizza e poi anche chi dopo deve presidiare l'area. Grazie. Prima di passare la parola all'avvocato Piccioni, passo appunto il microfono al signor Questore per rispondere ad alcune... Volevo fare alcune precisazioni, perché poi vuol dire se oggi si esce con alcune certezze, si è fatto un passo avanti, se invece mettiamo tutto in dubbio poi rischiamo di creare più confusione. Questo è un ambito in cui vige la discrezionalità. Chi da 36 anni come me fa questo lavoro, la dottoressa Tombesi, che è più giovane di me, qualcosa di qualche anno di meno, è abituato giornalmente a valutare sulla base di un concetto di discrezionalità, non di certezza di norme o di schemi predefiniti. Questo è un settore dove non è possibile schematizzare. Io personalmente, ma ho una mia opinione modestissima, non condivido quello schema legato, perché sono per esperienza contrario in questa materia alle schematizzazioni. Poter fare con dei punteggi una classifica di pericolosità secondo me è molto rischioso, però la circolare la pone come esempio. La Prefettura di Roma, consideriamo quello che abbiamo qui e quello che ci può essere a Roma di manifestazioni, probabilmente hanno ritenuto su migliaia di eventi in un anno, di fare un po' d'ordine e dire su queste ci muoviamo, su queste magari facciamo meno attenzione. È un'iniziativa che hanno preso, probabilmente l'hanno valutata in un certo modo, probabilmente la correggono anche, ed è stata trasmessa in via indicativa. Ripeto, io personalmente sono contrario, e sul tavolo nostro del Comitato Provinciale a Firenze non abbiamo ritenuto di adottarla. Però, ripeto, questa è una materia di ampia discrezionalità. Queste circolari, sul cui ordine forse è uno degli aspetti che condivido dell'intervento precedente, però comunque ha l'intendimento di dire attenzione, pur nella discrezionalità c'è, voglio dire, dei paletti che questi nuovi tempi, come ho detto prima, questi nuovi rischi, queste nuove frontiere si ritiene debbano essere messi in considerazione, cioè innanzitutto che ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Il tavolo del comitato è un po' uno sfogo che alla fine circolare viene dato. I sindaci non sono abbandonati, perché in caso di necessità pongono il problema al comitato. Chi fa il sindaco, voglio dire, questo poi viene detto in tutti i dibattiti politici, non è che si sveglia la mattina e dice io posso fare il sindaco, è oggi uno dei lavori impegnativi di massima responsabilità, bisogna avere esperienze giuridiche, di amministrazione, di manager, cioè bisogna avere una preparazione. Se uno non è in condizione non si presenta, chi si presenta e si fa eleggere poi deve affrontare indubbiamente una serie di problematiche, e questo è un settore che, avendo il sindaco oggi sempre più una maggiore responsabilità in tema di sicurezza urbana, come io lo sono nella sicurezza pubblica provinciale sul piano tecnico, il prefetto sul piano più ampio, strategico e politico, sempre in ambito provinciale, sa che ha delle competenze, delle funzioni, ma anche delle responsabilità connesse. D'altronde la norma, poi ce lo dirà probabilmente proprio questo intervento
tecnico, sul piano giuridico. La norma che individua la responsabilità colposa non fa riferimento solo al rispetto delle norme, ma anche alla negligenza e all'imprudenza, perché non tutto è normato, quindi non tutti i nostri comportamenti possono essere determinati da una checklist chiara dove questo sì, questo no. Ci sono degli ampi spazi di valutazione discrezionale che però a livelli sempre più alti di funzioni, di responsabilità si devono avere e devono essere assunte. Questo volevo precisare, mi sembrava importante sottolineare per dare comunque delle certezze che ci sono, comunque come questo locale non è che questo non c'entra, questo luogo qui non c'entra con la circolare, perché ci vuole parlare di manifestazione, il luogo pubblico, e manifestazione pubblica secondo me è inteso in quel senso. Qui stiamo in un luogo aperto al pubblico, che il TULPS disciplina, articolo 18, manifestazioni in luogo pubblico, in luogo aperto al pubblico ci sono solo delle regole di accesso. Qui per fare questa manifestazione deve essere stata data a suo tempo un'autorizzazione a ricevere delle persone, un'agibilità a tot persone con una serie di regole di sicurezza, di sanità, eccetera, per cui il proprietario di questo immobile per poterlo adibire a una manifestazione aperta al pubblico come oggi, pur se ha inviti, è stato previamente autorizzato, quindi qui stiamo in piena regola su un altro settore dei luoghi aperti al pubblico che non c'entra nulla con la circolare. Come mi vorrei permettere di chiarire che i flash mob, le cene in bianco eccetera sono articolo 18 TULPS. Cioè il luogo pubblico non solo a manifestazione politica, qualsiasi assembramento di persone con qualsiasi finalità è manifestazione in luogo pubblico. Articolo 18 TULPS, va dato avviso al questore il quale può valutare se vietarla ovvero dare delle condizioni di tempo e di luogo. Se uno organizza una cena in bianco e non lo sa e riunisce delle persone si assume delle responsabilità per non aver dato avviso e per quello che può succedere. Quindi ci sono comunque tutta una serie di certezze che noi dobbiamo mantenere. Questa circolare non solo non mette in dubbio alcuni concetti già chiari e normativi, ma secondo me va a definire, attenzione, nell'ampia gamma di discrezionalità che l'autorità dei PS già hanno e sono abituati ad affrontare, e anche i sindaci ormai da anni stanno abituando ad affrontare, attenzione, ci sono dei paletti. E poi c'è un aspetto che lasciamolo ai tecnici, agli organizzatori, cioè quello della Safety, non può essere tutto lasciato alle forze pubbliche di polizia o di sicurezza in genere, ma chi vuole organizzare deve avere un organizzatore tecnico che è quello che valuta tutti gli aspetti di sicurezza intesa come incolumità delle persone e quindi Safety. Scusate, ma ho un po' di raffreddore da alcuni giorni, quindi la voce mi si è abbassata ulteriormente. Grazie. Volevo soltanto fare una considerazione e una riflessione con voi. Le competenze della Commissione Provinciale sui locali di pubblico spettacolo nasce per i locali di pubblico spettacolo, se ben ci ricordiamo. Io me lo ricordo purtroppo perché per i noti motivi di cui abbiamo parlato prima. La competenza della Commissione veniva richiesta, cioè il sopralluogo della Commissione veniva richiesta per le discoteche, per i teatri, eccetera, cioè nei locali pubblico spettacolo. Iniziarono poi ad essere coinvolte anche nelle manifestazioni all'aperto per le strutture che venivano utilizzate, quindi per i collaudi dei palchi, delle... Sì, ecco. Che cosa c'è di nuovo qui? Che anche le pubbliche manifestazioni vengono considerate, tra virgolette, pubblici spettacoli. Cioè anche alle pubbliche manifestazioni si applicano le misure che vengono utilizzate per i pubblici spettacoli, cioè per una pubblica manifestazione è necessario stabilire una capienza massima di un luogo all'aperto, stabilire chi entra e chi esce per il controllo, perché nel momento in cui io stabilisco che in un'area ci debbano essere un certo numero di persone che calcolo con i principi che utilizzavamo in precedenza per il locale al chiuso, e chiaramente devo avere la possibilità di contarli, perché sennò diventa un numero teorico. Quindi un luogo di afflusso, e necessariamente la circolare parla di luoghi di deflussi distinti. Quindi stiamo, a normativa invariata, applicando in un
nell'ambito in cui noi ci limitavamo a verificare per esempio delle strutture che venivano montate all'occasione, ad applicare le stesse norme che venivano prima utilizzate solo per i locali pubblico spettacolo. Se una valutazione può essere fatta è questa, cioè quella piazza non è più una piazza, ma è un luogo di pubblico spettacolo, quindi ha necessità di corridoi distinti, di uscite di sicurezza, quindi le vie di afflusso, le vie di esodo sono le uscite di sicurezza. Tutto qua. Io ringrazio per queste ulteriori precisazioni sia il questore che il viceprefetto, perché servono veramente a chiarire dei dubbi al personale presente in sala, che oltre agli 11 comuni dell'Unione dell'Empolese Valdelsa vedo appunto rappresentanti anche di altre realtà, quindi con tutte le nostre innumerevoli feste non c'è che di aiuto. E ora l'avvocato Piccioni, che è avvocato penalista, docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali, nonché autore di libri, articoli in materia di pubblica amministrazione, quindi esperto in materia. Ecco, all'avvocato Piccioni io chiedo di dirci qualcosa sulle responsabilità sia degli organizzatori sia dell'ente locale, ma anche cosa succede se l'ente locale, il comune, si accolla delle responsabilità che invece spetterebbero agli organizzatori, perché noi sappiamo che spesso l'organizzatore è una piccola associazione magari di un comune che si rivolge appunto all'ente locale perché non ha gli strumenti di fare determinate cose. Prego, avvocato. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io faccio una premessa: sono assolutamente d'accordo con il signor questore sulla discrezionalità nella gestione di questi eventi. Sono d'accordo con il viceprefetto che nulla è cambiato perché siamo a legislazione vigente. Siamo però di fronte a una serie di strumenti di soft law che il Ministero dell'Interno ha ritenuto di offrire, cioè una regolamentazione che, come osservava tuttavia prima Bedessi, è una iperregolamentazione, perché non vi è un unico documento a cui potersi rifare, ma vi sono tutta una serie di documenti che si rincorrono l'un con l'altro tentando di far chiarezza, che poi in realtà crea invece parecchia confusione su quello che si deve e non si deve fare, e allora si ritorna a quello che diceva il questore, cioè la normativa esiste. A quel punto si tratta di stabilire come gestirla secondo la migliore discrezionalità, onde evitare di accadere e verificarsi quello che è accaduto a Torino. Intanto vi do una notizia: oggi il sindaco Appendino non è in procura. Fino a ieri si sapeva che oggi sarebbe stata interrogata presso la Procura della Repubblica, invece ieri stesso ha rilasciato una dichiarazione e dice: ve lo siete inventato voi, cioè i giornalisti, perché io non ho ricevuto alcuna convocazione. È chiaro che invece ha ricevuto un avviso di garanzia, ma vedremo dopo per cosa. Io farei un attimo un passo indietro, tentando di capire intanto che cos'è la sicurezza, e permettetemi di censurare fin dall'inizio una direttiva che in qualche modo ha l'obiettivo di rendere chiaro determinate circostanze nei confronti dei destinatari a cui viene rivolta, l'utilizzo di questo safety e security. Insomma, io credo che siamo l'unico paese al mondo che ha la lingua più completa in assoluto. Che io mi debba rivolgere alla safety e alla security, che sono niente altro che linguaggio dell'aviazione che utilizzava la RAF durante la Seconda Guerra Mondiale, peraltro gli manca un pezzo, l'emergency, perché c'era le safety, security e l'emergency, mi sembra veramente un fuor d'opera. È tanto facile: la safety è l'incolumità, la security è la sicurezza. L'incolumità è quindi la sicurezza interna, cioè delle persone, e la sicurezza invece è quella esterna, dell'ordine pubblico. Probabilmente così facendo avremmo evitato anche questa moda che ormai è venuta fuori, safety and security, che a mio avviso è censurabile. Ma torniamo alla sicurezza. La sicurezza che cos'è? La sicurezza deriva dal latino, e su questo mi schiero pienamente sul linguaggio del latino, deriva da sinecura, cioè senza preoccupazione.
vuol dire che la sicurezza si ha in assenza di pericoli. Qualche cosa si può definire sicuro quando non vi siano pericoli. E quando non vi sono pericoli? Quando gli organi preposti si sono preoccupati di evitare che i pericoli possano in qualche modo verificarsi. E allora l'applicazione delle norme di sicurezza, tutte le norme di sicurezza, sia quelle di sicurezza intesa come sicurezza pubblica, sia quella di sicurezza urbana, e quest'anno a febbraio abbiamo avuto il famoso decreto legge 14, sono quelle che rendono più difficile il verificarsi di eventi dannosi e quindi si traducono in una migliore qualità della vita. Nulla di nuovo sotto alcuni aspetti, pensate che addirittura la Costituzione, io sono andato a contarla, la Costituzione cita il lemma sicurezza ben 6 volte, altre volte invece reca il riferimento al verbo assicurare. Quindi allora la sicurezza costituisce l'esito dell'assicurazione di beni costituzionalmente garantiti, e dopo vedremo quali sono le eventuali responsabilità penali che possono derivare. E sono responsabilità penali che derivano dalla violazione proprio di beni costituzionalmente garantiti. Il decreto 14, si diceva, ennesimo decreto sicurezza, ennesimo perché segue tutti i precedenti, in realtà a distanza di 9 anni dal precedente decreto Maroni, che viene giustificato, se andate a vedere voi sapete, il governo non avrebbe in linea teorica, ormai invece è così, non avrebbe il potere legislativo, e quindi tutte le volte che legifera con decreto legge deve dare atto nell'epigrafe del provvedimento di quali sono le motivazioni sulla base delle quali ha ritenuto, stante la necessità e urgenza, di intervenire lui per poi chiedere al Parlamento la conversione in legge. Dice: ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e promuovere interventi al mantenimento del decoro urbano. Ebbene, l'utilizzo di questi due verbi, pensate, da un lato rafforzare la sicurezza delle città, vuol dire che ci si è resi conto che probabilmente la sicurezza fino allora in vigore non era sufficiente, andava in qualche modo rafforzata e quindi alla quale conferire una maggiore efficienza, e poi dall'altro pensate promuovere il decoro urbano, questo sì è una novità, ma promuovere significa lanciare sul mercato il decoro urbano, prima non c'era. E allora ben due definizioni nel decreto sicurezza 14, sicurezza integrata e sicurezza urbana, non sto a analizzarle perché tanto le conoscete benissimo, sicuramente ancora meglio di me. Resta che in qualche modo si è voluto dare un segnale su quello che è la sicurezza integrata e quindi tutta una serie di settori di intervento e di collaborazione tra le forze di polizia, e quando parla di forze di polizia ovviamente si riferisce alle forze di polizia dello Stato, e la polizia locale. Guardate come, anche qui sono andato a contare, la polizia locale in questa legge, così come convertita da 48, è citata ben 8 volte. Io credo che non esistano altri provvedimenti dove la polizia locale, ogni tanto la chiama locale, ogni tanto municipale, viene citata 8 volte. E poi la sicurezza urbana, che non è niente altro che quella sicurezza che aveva già definito il decreto Maroni ad agosto del 2008, ritoccata, rimpastata, messo quello che era all'inizio alla fine, quello che era alla fine all'inizio e quello che nel mezzo è rimasto nel mezzo, laddove peraltro però con grossa difficoltà, anche qui il governo ha creato problemi, perché con grossissima difficoltà continua a utilizzare la congiunzione anche, e nell'articolo 4 noi la troviamo ben 3 volte, e io vi richiamo l'attenzione sul fatto che il vecchio decreto sicurezza è andato a gambe all'aria con la sentenza della Corte Costituzionale 115 del 2011 proprio sull'anche. Se ricordate, la Corte Costituzionale disse: è illegittima la norma laddove dice che le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate anche, è illegittimo anche. Ebbene, in questa legge l'anche lo troviamo 30 volte, quindi vuol dire che non si è fatto tesoro di quello che è successo. Ma arriviamo
al tema odierno. Ci sono più di 20 indagati ad oggi, perché dopo le 315 querele che sono state ricevute dalla Procura della Repubblica, nonché i procedimenti evidentemente aperti d'ufficio, si è qualificato una serie di fattispecie di capi di imputazione: omicidio colposo, lesioni colpose e disastro colposo. Ora, omicidio colposo e lesioni colpose, direi che è abbastanza semplice immaginarlo: c'è un morto, qualcuno dovrà rispondere, ovviamente sotto il profilo colposo, per negligenza, imprudenza, imperizia, ci faceva prima riferimento il questore, ma anche violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Quindi si dovrà andare a vedere esattamente, siamo ancora in fase di indagini, che cosa verrà nello specifico contestato in quegli atti così come formulati. Allo stesso modo le lesioni colpose che vi ricordo, non essendo lesioni stradali, restano a querela e restano anche nella competenza del giudice di pace. Quindi ricordiamoci tutto il vecchio sistema come era in vigore prima dell'introduzione della legge 41 del 2016, che riguarda soltanto le lesioni stradali. Disastro colposo perché viene contestato? I primi due sono abbastanza evidenti, direi che c'è veramente poco da dire. Viene contestato perché è molto ampio come formulazione. E allora dice, siccome siamo in una fase di indagini e quindi abbiamo necessità di capire che cosa è successo, andiamo a vedere, contestiamo la fattispecie più ampia possibile che abbiamo a nostra disposizione, e infatti è questo che anche il procuratore ha dichiarato, e quindi andiamo nei delitti contro l'incolumità pubblica a contestare il disastro innominato colposo, che è un 449, per intendersi, cioè quel delitto colposo di danno che dice chiunque cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Vedete come è ampio. Non dà sotto il profilo della condotta e della fattispecie, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, ma anche dell'elemento soggettivo, ci dice chiaramente solo colpa. È chiaro, non ci vuole il dolo, perché laddove ci fosse il dolo io vado necessariamente in quella fattispecie che lui richiama, che è il 434, e quindi devo andare a dimostrare il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. E quindi ci dice chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa, un altro disastro, vedete, un altro disastro, in questo altro disastro ci entra qualunque cosa, è punito se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità con la reclusione da 1 a 5 anni. Bene, quindi allora ha contestato due delitti di danno, omicidio colposo e lesioni colpose, e uno di pericolo, cioè il disastro, che poi si è trasformato anche in delitto di danno, tant'è che da quel delitto di pericolo sono derivati i due delitti di danno di omicidio e lesioni. Tra i vari indagati ci sono anche i vertici della città, c'è il questore, c'è il sindaco, e vengono contestati una serie incredibile, così si legge, di errori, omissioni, inadempienze e sciatterie. Addirittura si parla di presenza di 4 persone al metro quadro invece che, come si sarebbe dovuto correttamente fare, al massimo 2 al metro quadro. Addirittura erano previsti a 47.000 persone che poi sono state ridotte prudenzialmente a 40, ma comunque assolutamente troppe per essere contenute in quella piazza. Ma c'è una circostanza che io ho letto e che quindi vi riferisco come tale, e che purtroppo accade spessissimo negli uffici pubblici, qualunque ufficio pubblico, qualunque, ivi compresi, non faccio, no, ivi, qualunque ufficio pubblico,
il famoso copia e incolla. Il famoso copia e incolla è deleterio. Tra i capi di indagine si legge che la classificazione acustica nel comune di Chivasso con intervento su uno stabile anziché su una piazza. Evidentemente eravamo a Torino. Nel copia e incolla che si è fatto si è lasciato il comune di Chivasso. Ovviamente il procuratore della Repubblica dice: e tu vai a gestire Torino come se a gestire la piazza di Torino come se stessi gestendo lo stabile di Chivasso? Ecco allora, io su questo, indipendentemente dal penale o da tutto quanto, richiamo veramente l'attenzione. Il copia e incolla è la cosa più deleteria di questo mondo. Va bene riferirsi a qualcuno che prima di noi ha gestito il problema, ma anche solo riscriverlo ci fa fare un esercizio intanto di stile che ci permette di evitare questi errori, andando, ma si stampa quell'altro e si riscrive. Quando si trova Chivasso non si riscrive Chivasso, ma in più consente anche di andare a ragionare su quello che si fa. Guardate che questo copia e incolla sarà sicuramente, laddove vero, io lo apprendo dai giornali, quindi non sono in grado, sarà sicuramente deleterio per colui o colei o coloro, stiamo parlando su cose che si leggono dai giornali, nessuno di noi ha letto gli atti, siamo in fase di indagini, non si può sapere, però sono veramente particolari per essere sostenuti come validi. Ancora, viene contestato che le transenne, abbiamo visto prima, costituirono una barriera più che un metodo di divisione della piazza in maniera tale che, cioè la gente che scappava non riusciva a scappare e qualcuno è stato schiacciato proprio sulle barriere. Si diceva prima, non c'è stata l'adozione di nessuna ordinanza anti-alcol e nessuna ordinanza, tra virgolette, alcol in vetro. E questo proprio a seguito, ripeto, ecco perché ho voluto fare il cappello, del decreto legge di febbraio, il 14 del 2017, il quale avrebbe consentito, sulla base delle modifiche recate sia all'articolo 50 che al 54, al sindaco, sia come rappresentante della comunità locale e quindi ordinanza contingibile urgente, sia invece come con ordinanza non contingibile urgente, di fare delle limitazioni agli orari di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Questo avrebbe potuto sicuramente evitare il verificarsi di quegli eventi. Insomma, alla fine si legge negli atti, sempre a disposizione dei giornali e della procura, che quella manifestazione in quelle condizioni non doveva svolgersi. È un po' come conclude il capo della polizia dicendo che mai ragioni di ordine pubblico consentono lo svolgimento in manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di incolumità. Ma insomma, cerchiamo di intenderci, va bene, ma io non ho fatto niente, avrò sbagliato, non avrò sbagliato, violato. Perché a questi 20 signori in qualche modo viene contestata una responsabilità penale e poi magari a qualcun altro verrà contestata anche una responsabilità civile? Ma su quello è abbastanza facile coprirsi le spalle. Si fa un'assicurazione per la responsabilità civile e siamo a posto. Per la responsabilità non ci si può assicurare con nessuno, ognuno risponde della propria, degli atti che ha firmato, virgola, che non ha firmato. Perché anche non firmare gli atti laddove tu avessi dovuto firmarli ti mette in responsabilità. Questo perché? Perché è l'articolo 40 del codice penale che evidentemente conferisce piena sussistenza a questo tipo di responsabilità. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Quindi è il codice penale che ribalta completamente e dice: tu dovevi impedirlo e quindi, non avendolo impedito, lo hai cagionato, ovviamente non con coscienza e volontà, non con dolo, tuttavia il profilo colposo ti viene contestato. Resta che, e concludo perché
siamo ampiamente fuori termine, vi leggo due o tre temi interessanti che partono da una constatazione, e cioè una iperregolamentazione, una overdose di strumenti di soft law che porta i dirigenti pubblici a essere sotto assedio. La responsabilità dirigenziale, da responsabilità per violazione di obblighi di risultato, è divenuta responsabilità per obblighi di processo. Quindi vedete, aver classificato pezzettino per pezzettino quello che devi fare non ti porta più a dire ma il risultato l'ho conseguito, ma devo soltanto dimostrare che ho riempito tutte le caselle che dovevo portare avanti. Il dirigente incorre in responsabilità se omette di pubblicare informazioni in materia di procedimenti amministrativi, se adotta tardivamente il provvedimento amministrativo, se non predispone il piano anticorruzione, se omette la pubblicazione di moduli e formulari per l'avvio dei procedimenti, se non trasmette i documenti via PEC tra le amministrazioni pubbliche, se omette la pubblicazione delle informazioni previste nella sezione amministrativa trasparente e non adotta il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, se non comunica gli elementi necessari al completamento e all'aggiornamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e così via. Quindi viene fatto un elenco, direi, assolutamente non esaustivo di tutte le competenze che i dirigenti debbono portare avanti. E poi vengono i TAR e le procure, che spesso dimenticano il senso delle proporzioni, seguono orientamenti diversi, senza coordinarsi, non rispettano l'expertise tecnica degli uffici e divengono i decisori di ultima istanza su ogni materia con istruttorie troppo lunghe e decisioni sempre in ritardo. Gli stessi atti, anche in copia e incolla, impugnati a un TAR o in un altro TAR, in uno passano e nell'altro no. Lo stesso fatto reato, commesso ovviamente con modalità analoghe, presso una procura viene indirizzato in un modo, presso un'altra in un altro modo, e comunque con istruttorie lunghe e decisioni in ritardo. Le amministrazioni pubbliche sono oggi cittadelle assediate, dove non c'è più discrezionalità, cioè possibilità di scelta, e i burocrati sono preoccupati o addirittura spaventati e preferiscono non decidere. Resta quindi ben poco all'arte nell'amministrare. Le burocrazie a loro volta non sono senza responsabilità, perché amministrare vuol dire gestire, negoziare, decidere. Un'attività complessa che richiede conoscenza e esperienza che si impara a svolgere meno sui libri e più attraverso il learning by doing. Limitate o condizionate in ogni modo nei loro poteri di decisione, le amministrazioni si sono adattate a rispettare la forma. Vedete, questa regolamentazione, questo vademecum ti dice se fai così hai fatto tutto quello che dovevi fare. Dopodiché se succede, succede. E invece no, non è questo il tema. A aspettare la legge e a seguire i dettati di uno dei troppi controllori. Si sono quindi dequotate, hanno perso i tecnici mentre sono rimasti i burocrati. Gestiscono loro stesse piuttosto che gestire lo Stato. Da questa situazione non si esce calando sulle amministrazioni una nuova riforma amministrativa, ma liberandole dai troppi vincoli e dalle troppe minacce dettate dalla cultura del sospetto e coinvolgendole in un processo di rinnovamento che valorizzi e mobiliti i migliori, e ce ne sono, rendendoli partecipi nella gestione dello Stato. Sabino Cassese, 30 ottobre 2017, presso il Corriere della Sera. Vi auguro buon lavoro e rimango a disposizione per eventuali. Grazie, ora facciamo una pausa perché ce n'è bisogno dopo queste cose che ci ha detto. Grazie. Un quarto d'ora di pausa.